Il tema del lutto è stato trattato molte volte nella cinematografia. Nel 2007 sono usciti particolari, ho visto due film interessanti. Sono due film per il grande pubblico, quindi due film con attori conosciuti, ma mi sembra due prodotti interessanti per quello che è la comprensione di questo percorso inevitabile dopo la morte di un proprio caro. Si tratta di P.S. I Love You e Thing We Lost in the Fire, che significa Le cose che abbiamo perso nell'incendio. Sono due film che ci accompagnano, direi in modo sereno, anche se travagliato, in quello che è un percorso, e da questo punto di vista diventano, pur essendo persino divertenti, un'occasione direi quasi pedagogica per capire di più, per capire che cosa potrebbe essere davvero un sano percorso di lutto. Il lutto è innanzitutto un'esperienza, oltre che normale, è un'esperienza vitale, e questo naturalmente rende a tutto questo tema la sua dimensione quasi un po' scandalosa. Quando si dice con una battuta che a che cosa serve morire, normalmente noi tendiamo a dire a nulla, anzi serve a portarci dolore, a portarci sconforto, e invece morire serve per vivere. Sembra una, come dire, una frase ad effetto, ma la vita di un uomo, la vita di un uomo senza i lutti, che sono esattamente la rappresentazione, l'esperienza minimale delle tante piccole morti che ci accompagnano da quando siamo nati, da quando appariamo su questa terra fino alla fine del nostro viaggio. Ecco, queste piccole morti che costruiscono la nostra vita. Senza queste piccole morti noi saremmo dei viaggiatori ciechi, dei viaggiatori muti, dei viaggiatori sordi dentro il viaggio della vita, probabilmente dei viaggiatori immobili, e dunque dei viaggiatori che non colgono più in realtà il percorso, il senso del nostro viaggio. Saremmo allora sì morti. Ecco, allora la psicologia ci ha insegnato molto bene come, fin da quando siamo bambini, una delle grandi acquisizioni che un bambino deve fare per costruire proprio anche il suo mondo interno, per costruire il suo mondo psichico, per costruire, come dire, la dimensione affettiva che lui pone, quasi fosse una sorta di coperta che pone sul mondo, di colore del mondo, quella che i tedeschi chiamano la Stimmung, la voce del mondo, che parte dalla voce della nostra interiorità. Ecco, tutto questo nasce attraverso un momento di dolore, perché il dolore appartiene a questo percorso, ma un dolore creatore, non un dolore che ti annichilisce. Certo, c'è anche il lutto che ti annichilisce, che è un lutto non fatto, mal fatto, un lutto evitato, un lutto negato, ma quando il lutto è fatto correttamente dall'individuo e dalla collettività, perché spesso i grandi lutti hanno bisogno degli altri. Non basta pensare, come in una mentalità troppo individualista, che basta farlo da sé. Certo, a volte dobbiamo alla fine farlo da noi stessi nel nostro foro interiore, ma a volte abbiamo bisogno degli altri, come un palcoscenico dentro il quale il lutto si realizza, per esempio attraverso tutta una serie di rituali, una serie di parole, di racconti, di incontri. Ecco, fin da bambino abbiamo capito che cresciamo nella perdita. Perdiamo i nostri genitori perché abbiamo bisogno di crescere in autonomia. Li perdiamo quando un piccolo bambino sente la mamma andarsene. Non sa se la mamma tornerà. Sa però, per cavarsela, che può cominciare a usare un linguaggio capace di sostituire la mamma in carne ed ossa, quella che gli dava il latte. Questo linguaggio che fa da fondo e da fondamento alla crescita umana, questo linguaggio appartiene, sì, come primo elemento al grande processo di simbolizzazione che un bambino mette in atto e che poi costruisce bene o male la grammatica di fondo della vita, senza la quale saremmo malati. Bene, questa dimensione simbolica in cui un oggetto, una cosa fondamentale, vitale, viene sostituita da una parola,
Bene, questo è il primo effetto di un lutto che un bambino deve cominciare a fare. E, beh, sappiamo che a volte questo non riesce, sappiamo che a volte questo è fatto in modo imperfetto e la vita poi lo dirà, lascerà le tracce di questi lutti non fatti in modo corretto o lutti parziali. Questo per dire, insomma, che il lutto, che quell'operazione psichica che sostituisce le perdite con altre cose, dunque un'operazione fortemente creativa quando è fatto bene, una creazione che, lo ripeto, non esclude il dolore, anzi il dolore e la sofferenza ne è quasi in qualche modo, come dire, l'energia. Il lutto non lo si fa nella gioia, non lo si fa nella frenesia, non lo si fa nella festa. Il lutto lo si fa nella parte tragica della festa, nella parte dolorosa della festa, per riconquistare un altro oggetto che per sostituire la cosa perduta con qualcosa d'altro, in questo continuo processo di, come dire, di metaforizzazione della vita, di sostituzione della vita, perché noi da quando siamo nati al giorno che ce ne andiamo continuiamo bene o male a oscillare tra il bisogno di tenere le cose ma l'ineluttabilità di perderle e la necessità di riconquistarle, ricostruirle attraverso il nostro linguaggio, un linguaggio che però carico di affetti, in modo che in qualche modo questo viaggio nel mondo non diventi smarrimento, non diventi deserto.